18 e 19 sul Big Bang. In realtà no, perché con Londra dovrebbero essere. C'è un'ora dietro, mi pare. Che sia avanti o dietro, l'importante è che non sia di vetro. Esattamente. L'importante è, così. Esatto. Qui è Febbre al 90, Radio Roma Futura.it. In studio con voi Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido e Michele Zoffranieri. Il più grande di tutti, the number one, che ricordiamolo, si ispira a Muslera e Carrizo, è molto importante, e che adesso ci delizierà con quello che forse è il suo pezzo forte, anche se molti ci dicono che anche le poesie sono qualcosa di strepitoso. Assolutamente sì. Prego Michele, la parola a te. Ogni cosa, diciamo, ha è il suo fascino, sì. E allora c'è una troupe televisiva che va decide di andare in Sardegna perché scoprono che cioè la Sardegna appunto c'ha gli abitanti con più longevità, quindi quelli più vecchi, praticamente. Allora intervistano un vecchietto di un centinaio d'anni e dicono: salve, stavamo facendo questa cosa qui e volevamo intervistarla, volevamo fare qualche domanda, possiamo? Certo. Allora, certo, scusate, non riesco a fare la voce in sardo, un po' non così. Ti preoccupare, è giusto, dai. Allora, senta, allora ci racconti della sua di una sua bella esperienza? Beh, una bella esperienza di quello che ho vissuto, che quando ci siamo persi la pecora siamo stati 4 giorni e 4 notti sul Gennargentu a cercarla e poi l'abbiamo trovata, e quando l'abbiamo trovata ce la siamo ingroppata. Scusi, taglia, scusi che non so se... forse non ha capito, questi termini non si possono usare perché comunque è un contesto televisivo, la guarda un po' tutta Italia, quindi... Ah, va bene. Senta, un'altra esperienza bella della sua vita. Beh, un'altra esperienza bella della mia vita è quando ci siamo persi il cane. 4 giorni e 4 notti sulle montagne di Gennargentu a cercarlo. E quando l'abbiamo trovato ce lo siamo ingroppato. No... No, taglia, scusi. Forse non ci siamo capiti. Però, ecco, facciamo così, un'altra domanda. Ci racconti un'esperienza più brutta invece della sua vita? Beh, l'esperienza più brutta della mia vita è quando mi sono perso io. Chissà che hanno fatto quando l'hanno ritrovato. Vero, signore. Beh, simpatico. Mi è piaciuto anche l'accento sardo. Sembrava di no, invece poi era riuscito a fare. Mi ha ricordato Aldo, Giovanni e Giacomo. Grazie. Quando facevano i sardi. Non so se vi ricordate, sì. C'è la Pasband, che faceva, no? Nicole Sard. Bravissimo. Esatto. Queste cose così, bella anche questa barzelletta per rompere il ghiaccio. Quanto ci piace ridere. Anche meglio rompere il ghiaccio che rompere ogni tanto qualcos'altro. Tra l'altro, tu a chi... Allora, abbiamo detto che nel calcetto ti ispiri a... Nel calcio, diciamo. Sì, dai. A Carrizo e a Muslera. Ma non solo. Per quanto riguarda a Pulici, sì. Giusto, è vero. Per quanto riguarda invece la poesia, partiamo dalla poesia. Qual è il tuo poeta preferito? Diciamo il mio preferito. Diciamo non è proprio un poeta preferito, è un cantautore, Fabrizio De André. Io mi ispiro molto ai suoi testi perché comunque sono, cioè non è che li copio, comunque mi piacciono molto i suoi testi perché ti fanno riflettere, anche se è, diciamo, musica molto, nel senso, come testo è molto triste anche a volte, perché lui raccontano dalle interviste che appunto andava girando proprio per i quartieri di Genova, comunque per la sua città, in cerca di storie, diciamo, macabre, su cui poi scriverci, o tristi, su cui scriverci praticamente le canzoni. E tu fai lo stesso? Tu anche cerchi di prendere spunto dal tuo quartiere, dalla tua città, per mettere il dolore che vedi in giro su carta, poi su raccontare, diciamo, nei tuoi testi? Diciamo di no, io non è che faccio così. A cosa ti ispiri? Io allora mi ispiro a volte a quello che ho dentro, a volte a quello che sento, magari sì, anche in giro. La tua percezione del mondo, comunque. Sì, mi ispiro un po'. E siccome la vita quotidiana di ognuno di noi. Sì.
Siccome tu sei rispecchiato prima nella poesia che hai letto un po', Marco. Beh, una poesia che mi ha toccato. Mi è piaciuta anche la metrica, sì. Vero, vero. Grazie. Ricordiamo che la poesia con cui siamo entrati è di Michele Zoffranieri. E si chiama, ricordiamo, Le donne. Ma è possibile leggere da qualche parte? Se qualcuno se la fosse persa, oltre ad ascoltare il podcast di Febbre 90, ovviamente in onda non appena sarà finita la trasmissione, c'è la possibilità di andarla a leggere su un sito, un blog, una pagina che hai. Io fino adesso non ho scritto niente, nel senso non l'ho pubblicata, okay, però sto pensando, visto che comunque sono piacciono mie, anche piacciono di condividerle come raccolta di poesie scritta. Nel senso, secondo me è la mossa corretta, Marco. Tu quando questo passo? No, te non niente. Te dico le tue poesie anche ora. Io qualcuna da ragazzino. Sì. Mi ricordo che la mia prima poesia, sapete a chi la dedicai? A Madonna. Martina Hingis. Non so se vi ricordo. Che era una tennista. Tennista. Io la mia prima al mare la dedicai. Poi l'ho rifatta. Beh, io molto più prosaico. La tennista, perché la vedi e dice. Sì, così, e poi ogni volta che colpiva io si alzavano. Mi ricordo anche che al liceo, quando giocavamo all'elementari, quando giocavamo a basket con la squadra della scuola, io avevo plagiato tutti i miei compagni, quindi ogni canestro che facevamo dicevamo per Martina Hingis. Dei tizi allucinanti. La devo recuperare questa mattina. Hingis. Beh, adesso c'ha una chiaro. Però poi non è come la Kurnikova o la Sharapova. Che Anna Kurnikova dicono che al poker, no? C'è quel riferimento a Anna Kurnikova. Non so se lo sai. Sì, assolutamente. Asso e K, che sono come Anna Kurnikova, belle ma non vincono mai. È vero. C'è questa diceria del mondo. Perché effettivamente, vabbè, poi un giorno ne parleremo più approfonditamente di questa cosa, perché direi effettivamente Asso e K sono una mano che è in coin flip, cioè al 50% con tantissime altre mani. Vedi. Okay. Comunque, al di là di questa cosa che interesserà a pochissime persone, non conosco il poker, quindi per me è tipo arabo. Però vabbè. Il nostro Luca Clementi della Press ci ha detto che si è liberato dei suoi impegni, era in missione, quindi possiamo riprovarlo a chiamare rigorosamente in diretta. Ci piace fare queste cose in diretta. Comunque devo dire, il poker a me piace. Sia quello italiano che potremmo quello organizzare, pensando, allora, però anche il 3-7, la briscola, bello, potremmo fare bella Olimpia. Pronto? Pronto, Luca. Benvenuto, sei Luca. In diretta. Sei in direttissima. Siamo in direttissima. Oggi sì, così. Oggi. Stavamo parlando di giochi di carte. Ti piace il poker, il 3-7, il burraco? Che burraco preferisci? Che preferisci? Ah no, burraco piace. No, dipende un po' dalla serata, no? Il burraco un po' alla cazzeggio, mentre il poker è quello un pochino più impegnativo, professionale, diciamo. Un po' mica pizza e fighi. No, c'è veramente pizza e fighi in mano in questo momento, quindi. Comunque, buona. Come va, ragazzi? Buonissimo. Vabbè. Ti invidiamo per la merenda, sì. Però dai. Noi siamo in buona compagnia qui. Per il resto, qui abbiamo con noi in studio un grande poeta, non so se hai avuto modo di ascoltarlo mai, Michele Zoffranieri, che ci ha raggiunto qui in studio. Ciao Luca. Ciao Michele, ciao. E quindi anche lui ti seppellirà di domande. Tra l'altro, la prima che ti dobbiamo fare al di là di tutto è: in che ruolo giocheresti nella squadra di calcetto di Febbre a 90? Perché abbiamo già il portiere... Una difesa anche ormai schierata. Ormai lo chiediamo a tutti. Però quindi tu dove giocheresti nella nostra squadra? Ah, io gioco difensore centrale per norma. Quindi già siamo tre difensori centrali. Tuttora io ancora sono tesserato VGC, sono un difensore centrale, ho giocato in categoria quest'anno. Difensore centrale, però all'occorrenza anche centrale centrocampo. Più guarda, quando l'avversario è particolare, cioè è scarso, comunque un livello non agonistico, gioco centrale centrocampo. Okay. Diciamo il tuo secondo ruolo. Un po' come Marcel Desailly quando arrivò al Milan di Sacchi il primo anno. Insomma, ce ne sono stati tanti, di Biagio, e si è prestato per la difesa. Bene, siamo tanti difensori. Beh, anche Mihajlovic, bravissimo. Anch'io, volendo, da portiere posso stare a difensore. Tu puoi fare tutto, però questo l'abbiamo capito. Però ci mancano le punte. Ci mancano le punte. Quindi siamo una squadra che rischia di fare pochi. Ho giocato pure davanti, uguale. Perfetto. Posso pure giocare davanti. Poi se giochiamo in un campo di calcetto, diciamo niente.
per chiaro che dovremmo andare tutti avanti e tutti dietro, vai. Sì. Quindi pure il portiere, portiere volanti, Michele, sì, quindi mettiti bene in testa adesso, la preparazione, mi faccio trapiantare le ali così. Esatto. Oppure devi una Red Bull, devi iniziare sponsor, la preparazione. Esatto, meglio seguire il calcetto e il calciotto piuttosto che seguire il calcio, ormai ha perso motivazioni per me. Beh. Anche per te Luca ha perso un po' di motivazione questa parte finale di campionato. Non se ne può più, non se ne può più, scusate, c'ho la pizza con i fichi. Senza prosciutto, no, solo fichi. Una cosa aberrante vedere partite della Lazio, cioè, mi sembrava di essere tornato ai tempi di Fabio Vignaroli, di Belleri, di Bonanni, di Manfredini, cioè io francamente rimpiango Mutarelli dopo quello che ho visto, è stato veramente... uno schifo irriducibile, per citare compagni di scuola, è proprio una cosa vergognosa la partita l'ultima partita della Lazio, irriconoscibili, forse di queste ultime la peggiore in assoluto con il Sassuolo. Non lo so, ma ormai è tutto un purpurri di schifo, perché alla fine abbiamo sto crocevia che è l'Atalanta, all'andata il secondo tempo dell'Atalanta, ritorno il secondo tempo dell'Atalanta, e lì è crollato il mondo addosso, perché siamo passati dalla squadra che giocava meglio in campionato, perché la squadra che giocava meglio in campionato, diciamo, è stata sempre la Lazio, alla squadra che gioca peggio. Cioè io veramente stavo vedendo Lecce-Cagliari, ma porca miseria, cioè, avrei scambiato veramente il gioco del Lecce col nostro, tant'è che poi andrà